La nuova Pescara si farà con i fatti e non sulla carta. Il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri ha anche spiegato come si farà e con quali risorse. Il progetto di legge presentato questa mattina al Palazzo del Consiglio regionale a Pescara è una modifica alla legge 26 del 24 agosto del 2018, data funzionale al processo di fusione di Pescara, Montesilvano e Spoltore 1 gennaio 2027. Comuni al lavoro duro dunque nei prossimi 9 mesi. Uno step fondamentale è stato fissato al 1 settembre del 2023 e riguarda l'attuazione degli adempimenti da parte di almeno 2 dei 3 comuni interessati, che dovranno dimostrare di esercitare almeno 3 funzioni associate fondamentali. Qual è il primo servizio che potrebbe essere una sorta di progetto pilota per unificare realmente queste 3 città? Ma questo è compito da parte dei comuni. Noi abbiamo riportato l'elenco oggetto della legge dello Stato. Mi sembra di aver compreso che la gestione dei tributi, la gestione delle politiche sociali e la gestione della sicurezza da parte della Polizia Municipale sono i primi 3 servizi che saranno oggetto di attività associata o di fusione. I prossimi 9 mesi saranno comunque impegnativi per i comuni di Montesilvano, Pescara e Spoltore, perché settembre insomma è alle porte. Sì, ma abbiamo già iniziato in realtà una serie di incontri, abbiamo già ragionato insieme quello che c'è da fare, continueremo a farlo e siamo certi di arrivare appunto a settembre con il raggiungimento degli obiettivi, che sono appunto quelli che vanno nella direzione riconfigurata nella legge. E nel processo di fusione va vista anche la questione delle casse dei comuni, che per il presidente del Consiglio Comunale di Spoltore va attenzionata. Vorremmo sapere con il processo di Nuova Pescara che cosa succede per quanto riguarda la fase i debiti di tutti e 3 i comuni, chi pagheranno questi debiti. Ecco, noi vorremmo almeno che i debiti che ognuno ha protratto, ognuno si paga i propri debiti. Noi siamo in una fase sempre positiva a Spoltore, quindi non vorremmo essere partecipi di pagare i debiti degli altri. Se i comuni superano i controlli del presidente della giunta regionale, non sarà nominato nessun commissario ad acta e si procederà speditamente. A gennaio 2024 è previsto lo statuto provvisorio, entro luglio 2026 saranno adottati i regolamenti su contabilità, funzionamento del Consiglio Comunale, uffici e servizi. E le risorse ci sono, i 5 milioni di euro non andranno persi perché il processo di fusione è già iniziato e ci sono altri 300 mila euro messi a disposizione dalla Regione.